E fra qualche minuto avremo il piacere e il grande onore di avere ai microfoni di Melodie Italiane il giornalista, il dottor Pino Nanu. Intanto vi leggiamo qualcosa sul giornalista Pino Nanu con i calabresi nel mondo, a cura di Pino Cinquegrana. Dopo il 1972 la storia della migrazione cambia volto. Molte città del sud e del nord America devono il loro sviluppo, il loro colore, le loro culture alla migrazione europea nel senso più ampio, ma più specificatamente a quella italiana e in particolare a quella meridionale e calabrese, che hanno riprodotto il tempio delle nuove identità italo e calabro americane. Oggi la storia dell'emigrazione ha assunto una lettura di successi: magistrati, docenti universitari, imprenditori, giornalisti, politici sono di origine meridionale. Molti calabresi sono la nuova identità delle Americhe, un processo che in 200 anni ha visto l'emigrato calabrese il nuovo americano. Di questo processo nel 1993 se ne occupò il giornalista Pino Nanu con l'opera Storie di successi calabresi sparse nel mondo, edito da Santelli. Uno spaccato che il giornalista della RAI presenta attraverso il suo lavoro di reporter dal mondo, ha costruito una narrazione diretta di protagonisti nel pieno orgoglio della calabresità, quanto all'estero portatori di doppie culture che si arricchiscono nel loro heritage materiale e immateriale, per cui naturalmente ogni anno si promuovono seminari e convegni sulla presenza italiana e calabrese nei diversi stati, come quelli promossi dall'ambasciata d'Italia a Cuba, Soledad Dante Alighieri de Cuba, comitato gestore dell'associazione di amistà de Cuba-Italia, Miguel De Stefano Pisani. Ecco, adesso nell'opera di Nanu, la signora Elvira De Tommaso racconta al giornalista quanto ormai i due mondi sono completamente diversi, termini sociali, politici, economici e culturali, seppure necessario meglio specificare, parlo naturalmente della migrazione in America Latina, dove ci sono migliaia di calabresi che vivono la propria vita con la stessa modestia con cui avrebbero continuato la propria esistenza in Calabria. Ma adesso, come detto prima, abbiamo l'onore di avere il dottor Pino Nanu, giornalista, il quale ci racconterà lui delle esperienze dei calabresi nel mondo. Buonasera, dottor Pino. Buonasera, buonasera Tiglio, buonasera a voi, buonasera a tutti coloro che ci ascoltano. È per me un grande onore, come dire, parlarvi da così lontano, anche se il mondo ormai è diventato. You have six. Pino, scusa, mi è caduta la linea, devo richiamarti. Yeah.
stato tu, fondo all'anima. Ecco, siamo di nuovo in collegamento con il giornalista, il dottor Pino Nano. Vi avevo perso. Sì, avevo perso. Era caduta la linea, sì, ci deve tanto scusare. Allora, accade. Sì, allora ci stavi raccontando. Stavo raccontando che io quello che ho trovato nei miei tanti viaggi nel mondo dell'emigrazione italiana in America, negli Stati Uniti, in Canada, in Sud America, in Australia, è stato il radicamento delle tradizioni che in Italia non ci sono più, ma che in America invece ho ritrovato per intero. La cosa che mi ha commosso, mi ha emozionato di più sono state in questi anni le vostre processioni religiose, questo sentimento della pietà popolare che in Italia va scemando e che io invece ho ritrovato fortissimamente in tutto il resto del mondo. Penso per esempio alla processione di St. Paul a Toronto, la processione del Venerdì Santo, 100.000 persone come dire, che danno vita alla tradizionale Via Crucis, ma lo stesso a St. Patrick a New York, lo stesso ad Adelaide, insomma quello che qui è morto lì ancora sopravvive meravigliosamente, fortissimamente, e questa è la cosa più bella che si possa raccontare parlando delle Little Italy sparse per il mondo. Non finirò mai di dire che l'emigrazione italiana ha costruito la grande economia americana e non finirò mai di pensare che la storia italiana è diventata parte integrante della storia dello sviluppo tecnologico, culturale, sentimentale, emozionale del mondo. Ecco, quando si pensa all'emigrazione, spesso e volentieri, ormai si pensa alla povera gente che arrivava lì con la valigia di cartone, il mondo è cambiato. Ho incontrato per il mondo italiani, eccellenze italiane, eccellenze calabresi, io dico eccellenze calabresi perché sono calabrese e quindi sono fortissimamente legato alla Calabria, che hanno segnato la storia economica, sociale, culturale, politica di paesi lontani da qui, lontani dalla Calabria. E questo non finirà mai di, come dire, di riempire la mia vita. Io quando scrivo di emigrazione italiana, per me è come raccontare un sogno, il sogno del successo, il sogno che continua, il sogno che non si è mai fermato. Ci sono oggi intere famiglie italiane in giro per il mondo che hanno fatto grande la storia di paesi diversi dai loro paesi di origine, e questo è molto molto bello e molto importante. Ecco, caro Pino, allora questa settimana avete avuto un evento a Roma, dice: storie ed emozioni hanno accompagnato nei giorni scorsi tanti calabresi che hanno assistito alla prima del docufilm Il rifugio delle anime, la storia di Natuzza Evolo a cura del giornalista Pino Nano, naturalmente, e Maurizio Picciuto con la regia. Simone Rubin. Sì. Noi abbiamo presentato qui a Roma un film che insieme a Maurizio Picciuto e a Simone Rubin abbiamo dedicato a Natuzza Evolo, la storia di questa contadina calabrese che durante la Settimana Santa viveva il mistero delle stimmate. Questa donna aveva le stimmate ai piedi e alle mani, e durante la Settimana Santa viveva la passione di Gesù attraverso i segni del sangue sul suo corpo. Pensate che dal costato le veniva fuori del sangue, così come sanguinava il costato di Gesù. Credo che questo sia il più grande mistero di fede della Chiesa contemporanea, e che la Chiesa contemporanea non ha mai ancora potuto decodificare fino in fondo e per intero. C'è in Vaticano un processo di beatificazione sul
sui frutti di Natuzza Evola. Questo film, questo mio collega giornalista Maurizio Pizzuto lo spiega meravigliosamente bene. Ma il Vaticano ha i suoi tempi, la Chiesa ha i suoi tempi. Ci sono decine di persone che sono pronte a giurare di essere state miracolate da Natuzza Evola. La Chiesa dovrà accertare se questi racconti corrispondono poi alla verità o alla realtà, ma in questo nostro film c'è la testimonianza di un giovane che è stato miracolato, racconta lui, da Natuzza Evola, da un tumore invasivo che non gli aveva dato spazio a nessuna speranza. I grandi chirurghi dell'ospedale Gaslini di Genova gli avevano dato massimo una settimana di vita. Lui si affida alla preghiera, va a trovare Natuzza Evola a Parravati, parla con Natuzza e Natuzza gli dice: stai tranquillo perché ne uscirai alla fine vincente. E quando lui torna poi all'ospedale Gaslini di Genova, i medici gli dicono: hai una sola possibilità di salvezza nella tua vita, e cioè bisogna fare un trapianto di midollo osseo, ma non esiste in Italia nessun donatore che sia in grado di darti il midollo osseo. E allora Ruggero Pegna, questo è il nome di questo giovane miracolato, torna a Parravati da Natuzza e Natuzza gli dice: torna a Genova, vai in ospedale, tempo 2 giorni, riceverai la notizia che aspetti. 2 giorni dopo, un incidente stranale alle porte del New Jersey, una ragazza muore e diventa la donatrice di questo ammalato, che grazie a questa donazione si salva. Sono passati 14 anni da quell'intervento. Oggi Ruggero Pegna, famoso promoter musicale calabrese, racconta in questo film il miracolo ricevuto da Natuzza Evola. Guarda Pino, una testimonianza in diretta te la posso dare anche io. Sì. Era il 2015 e io ero fuori casa mia, pronto per andare a prendere i nipotini a scuola, quando aspettavo che il traffico passasse e aspettavo. E a tutto un tratto un ragazzo, un italoamericano, che era ubriaco, drogato, insomma aveva tutto con sé, passava sulla strada dove abitavo io e andava ad una velocità, così ha detto la polizia, di 135 km orari. Ha investito 3 macchine, ha distrutto due e ha distrutto anche la mia. Io ho fatto 2 giri, la macchina ha fatto 2 giri su se stessa, ecco. E io, che porto sempre la fotografia di mamma Natuzza nella mia macchina. Pensa, il mondo è piccolissimo, incredibile. Sì. Non ci avrei mai pensato, non ci avrei mai creduto. Sì, io porto sempre la coroncina in tasca, sì, che la porto dai... Il rosario. Dai giorni quando ero in seminario, cioè dal 1951, sì, la porto sempre in tasca. Sì. E allora... Natuzza e Padre Da veramente mi hanno guardato, perché sono uscito da quel terribile incidente con qualche graffiatura. E a proposito, bellissimo, l'amico giornalista dottor Nicola Peroni a quel tempo ha scritto un bell'articolo su questo incidente, riportando la testimonianza che avevo fatto io. Ora ti voglio domandare una cosa. Tu hai sentito mai parlare del rosario che fa dei nodi, che se viene... Sì, ecco. Sì, io ho raccolto decine e decine di testimonianze, ma con me le ha raccolte anche il mio collega giornalista Maurizio Pizzuto e il regista Simone Rubin, di gente che ha avuto dei segni da Natuzza attraverso questo rosario che si intreccia straordinariamente, misteriosamente da solo. Ma ti racconto una cosa fortissima.
Brescia, ma uno dei più grandi sacerdoti italiani, teologi italiani, mariologi italiani, che era padre Bartolomeo Sorge e che era il sacerdote della famosa primavera di Palermo dopo la morte di Giovanni Falcone, venne in Calabria per trovare Natuzza Evola. Da quel momento non smise più di venire a trovare Natuzza, perché lui veniva da Natuzza a confessarsi. E io gli ho chiesto: come mai, padre, lei viene dalla Sicilia qui a confessarsi? Perché qui ho trovato il vero paradiso, qui ho trovato la mia serenità, qui ho trovato la pace dell'anima. Ma ti dico ancora di più, un grande giornalista italiano che si chiamava Sergio Zavoli un giorno mi chiama e mi dice: io vengo a trovare Natuzza Evola, come faccio ad arrivare? Ho detto: io guarda, ti vengo a prendere io in aeroporto, lo accompagno a casa di Natuzza Evola, e lui poi avrebbe incontrato i giovani per una conferenza, e entra nella stanza di Natuzza, si confessa con Natuzza, rimane nella stanza di Natuzza Evola per un'ora, esce dalla stanza, aveva pianto probabilmente per un'ora. Direttore, io lo chiamavo direttore, cosa è successo? E lui mi racconta: Pino, questa donna conosceva i segreti più intimi della mia vita, per questa donna la mia vita non aveva un segreto, perché lei sapeva tutto di me e di quello che mi era successo e di quello che probabilmente mi succederà. Questa donna ha cambiato radicalmente la mia vita. Ma ancora ti racconto di uno dei più grandi teologi d'Europa, il René Laurentin, da Parigi arriva a Mileto per cercare di capire, se ne torna a Parigi con l'affanno di chi non riesce a dare una risposta ai dubbi e al mistero. Padre, cosa ne pensa? E lui rispose: penso che siamo di fronte al più grande mistero di fede di questo ultimo secolo. Questo è il senso del nostro film, questo è il senso del nostro racconto, questo è il senso, di questa ricostruzione storica che parla di questa donna che aveva le stimmate durante la Pasqua, ma che parla soprattutto di quello che è poi è il vero grande miracolo fisico di Natuzza. 14 anni dopo la sua morte e 100 anni dalla sua nascita, oggi a Paravati c'è una mega basilica, una grande basilica, che è la basilica che lei volle che venisse costruita, perché raccontava che la Madonna le chiese appositamente di costruire questa basilica, e che oggi è diventata meta di pellegrinaggi infiniti. Guarda, per ritornare al coroncino del rosario, la mattina sai che faccio io? Appena mi alzo, la prima cosa che guardo è la coroncina del rosario per vedere se ci sono i nodi. E quando io vedo i nodi, che è cosa di tutti i giorni, mi sento sempre tranquillo, perché so che mamma Natuzza è con me. E nella macchina ho due coroncine appese al specchietto retrovisivo, come lo chiamate, sì, e sono tutte e due, ti devo mandare la fotografia e vedi. Io mi sento sempre tranquillo, sia quando sono in macchina o dovunque. Ci credo. Ti posso raccontare, poi chiudiamo perché non voglio stancarvi, posso raccontarti la testimonianza raccolta da una donna che venne a trovare Natuzza per chiedergli: voi sapete che Natuzza diceva di parlare con il mondo dei morti? Questa donna è venuta da Natuzza un giorno per dire: Natuzza mia, dov'è mio padre? Come sta mio padre? E Natuzza risponde: tuo padre non è felice, non è sereno, perché gli avete messo un paio di scarpe troppo strette. E pensa che questa donna incomincia a piangere davanti a Natuzza, a disperarsi, e poi le confessa: è vero, non sapevamo quali scarpe mettere a mio padre quando è morto, abbiamo preso le prime scarpe nuove che lui non aveva mai indossato e gliele abbiamo insaccate, probabilmente quelle scarpe gli vanno strette e lui si lamenta per questo. Ma Natuzza aggiunge: sì, ma tuo padre
padre, e triste anche perché gli avete messo la cravatta che lui non avrebbe mai messo ad una cerimonia importante. Anche lì gli avevano messo una cravatta rossa che il padre di questa signora non amava e non metteva mai, e loro hanno preso la prima cravatta che c'era, gliel'hanno messa perché, sai, quando uno muore poi nessuno capisce nulla, e il padre in realtà raccontava a Natuzza, attraverso questo dialogo tra le ombre e gli spiriti, di essere rimasto male per come era stato vestito. Ecco, queste ed altre ancora sono le vicende misteriose che fanno da contorno alla storia di Natuzza, e che in questo documentario di Rai Documentari, e che andrà in onda venerdì 1 dicembre su Rai 3 nazionale dalle 23:10 in poi, noi tenteremo di raccontare. Sono sicuro e spero che anche voi che vivete lontano possiate vederlo, perché credo che Rai Italia alla fine poi lo utilizzerà come uno dei tanti programmi da mandare sulle reti straniere. Speriamo di poterlo vedere anche qui in America. Lo vedrete, certamente lo vedrete, anche perché io ho spiegato al direttore di Rai Documentari, il dottor Fabrizio Zappi, che è uno straordinario cultore della tradizione italiana, quanto il sentimento di Natuzza Evola sopravviva tra le comunità italiane emigrate all'estero. Pensa che la cosa che mi colpì molto, la prima conferenza che io feci su Natuzza Evola 30 anni fa in Ontario, portò in questo grande albergo quasi 850 persone a sentire la nostra conferenza. Quel giorno ho capito quanto Natuzza Evola in realtà è nel cuore di centinaia di migliaia di persone in ogni parte del mondo. Ecco, noi, la mia famiglia, siamo stati molto molto fortunati, siamo stati molto stretti con Natuzza, l'abbiamo visitata tante volte. La prima volta io l'ho conosciuta nel 1975, quando mia sorella Madre Grazia, che allora era superiore dell'ordine, poi è diventata Madre Generale, mi ha portato con lei, perché andava a visitare Natuzza, e l'ho incontrata proprio a casa di Natuzza, poi in altre occasioni. Siamo stati sempre, sempre vicini. Mia sorella, che è la coordinatrice, mia sorella Pina, che è la coordinatrice dei cenacoli di preghiera qui negli Stati Uniti. Ah, stupendi. Che poi sì. I cenacoli di preghiera sono il grande miracolo di Natuzza Evola. In questo speciale ne parla tanto il collega Maurizio Pizzuto. Cenacoli di preghiera dovunque, cioè Natuzza sopravvive, vive ancora nel ricordo di centinaia di migliaia di persone attraverso i cenacoli di preghiera, che sono, come dire, una sorta di corpo d'armata, di soldati sparsi in ogni chiesa, in ogni comunità, in ogni parrocchia. Sì, qui abbiamo moltissime cenacoli. Persone, moltissimi cenacoli qui negli Stati Uniti e anche in Australia, certo. Io lo so perché collaboro con Radio Italia 1 ad Adelaide. E ogni primo del mese ma pensa che loro ad Adelaide, a Perth, ci sono intere parrocchie devote di Natuzza Evola, sì, sì. Ma ci sono migliaia di persone a video che giurano in questo nostro docufilm di aver avuto Natuzza a casa propria in ogni parte del mondo, ma in realtà Natuzza non si è mai mossa dalla Calabria, non è mai partita da casa sua. Questo mistero della bilocazione che aleggia sul fenomeno Natuzza Evola, noi proviamo a raccontarlo anche attraverso l'aiuto di un fisico nucleare che per 60 anni l'ha studiata all'Università della Calabria sotto il profilo fisico, e che ci dice che Natuzza rimane anche per lui, anche per la scienza, un grande mistero. E noi preghiamo mamma Natuzza che protegga noi. Bene. E tutte le nostre famiglie. Bene, sono
felice, sono felice di questo, ve lo auguro, lo spero per voi, lo spero per noi, e approfitto per salutare tutti gli italiani che ci sentono, tutti i calabresi che ci seguono, e vorrei fare a tutti gli auguri di Natale, perché il Natale è alle porte, tra poco ci sarà l'8 dicembre, festa dell'Immacolata, occasione ideale per raccontare e per parlare nelle nostre case ancora di questa mistica calabrese che, come dire, che lascerà il segno nella storia della Chiesa. Tra 10 anni, tra 15 anni sarà santa, certamente, e quindi avremo Santa Natuzza Evora. Ancora grazie a Tidio, ancora grazie. Grazie a te, spero che ti farà piacere fare altri collegamenti, perché chiamatemi quando volete, vi parlerò con il cuore, perché ogni volta che io parlo al mondo dell'immigrazione è come se parlassi a mio padre, che non c'è più, o ai miei compagni di banco, molti dei quali non ci sono più. Grazie ancora. Grazie a te, approfitto per mandare un saluto a Sua Eccellenza Reverendissima il Monsignor Attilio Nostro, meraviglioso vescovo di meraviglioso Maletro. Vescovo sì. Italiano sì, meraviglioso sì. Vescovo. Finisco con una battuta: abbiamo utilizzato la sua omelia nel giorno in cui lui inaugurò la Basilica di Paravati, perché quanto di più bello sia stato mai detto su Natuzza Evora. E con questo vi saluto. Grazie, auguriamo una buona serata. A voi. Grazie a voi. Buonasera, buonasera. Buonanotte. Grazie. Ecco, siamo stati in diretta con il giornalista dottor Pino Nano, il quale ci ha parlato tanto di mamma Natuzza, quindi spero che siate rimasti contenti, e faremo altri collegamenti naturalmente con il dottor Pino Nano nelle prossime settimane. Intanto vi ricordo che siete in ascolto di Melodie Italiane con Attilio Carbone dai microfoni della WGBB 1240 AM 95.9 FM, e potete seguirci anche su Facebook e anche su calabriatv.it. E approfitto, sono sicuro che padre Michele Cordiano è in ascolto, quindi caro padre Cordiano, un saluto da parte mia, di Pina, di tutta la mia famiglia, che ci conosciamo molto molto bene. Grazie. E adesso continuiamo con la nostra bella musica. E voglio mandare un saluto naturalmente al giornalista dottor Nicola Pironi, il quale ci ha fatto conoscere il giornalista dottor Pino Nano. Grazie Nicola, grazie. Ci ha fatto veramente un grande dono. This is WGBB AM 1240.